mia nonna, mia sorella. E benvenuti in questo nuovo video. Ma vi raccomando, prima di continuare il video, mettete un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina qui sotto per essere aggiornati quando metterò i prossimi video. Venite con me, andiamo a visitare Montreux, una bellissima città della Svizzera. Anzi, per me, al mio gusto, è la più bella. Ora ditemi voi quale città preferite di più e scrivetemi qui sotto nei commenti se volete, se vado a visitare qualche città di preferenza e ve ne parlerò, ok? Ora rimanete fino alla fine e godetevi il video. Ciao! Montreux è situata tra il lago di Ginevra e le montagne e al cuore delle Alpi svizzere. La città di Montreux è un autentico paesaggio da cartolina, un vero e proprio angolo di paradiso. All'inizio del XX secolo Montreux ha iniziato ad attirare i primi turisti, principalmente quelli inglesi. Offre una vista spettacolare sul lago di Ginevra e il lago di Leman, a 50 km dal Giura e dalle cime delle Alpi svizzere. Per via della sua posizione al sud-ovest della Svizzera, nel cantone Vallese, è protetto dai venti della montagna ed è per questo che gode di un microclima particolarmente mite. Infatti, lungo il lago di Ginevra vedrete molti palme che di raro che non ce ne sono qua in Svizzera, è soltanto nei clima tropicali. Nei primissimi anni del Novecento i primi alberghi di Montreux furono costruiti in riva al lago, su quelli allora erano solo prati e terreni agricoli, compresi i vigneti. Il periodo più bello per visitare Montreux è in primavera, quando tutto il lungo lago è fiorito dai bellissimi fiori tulipani di tutti i colori. È veramente stupendo, è un angolo di paradiso. Guarda, se venite in Svizzera, vi raccomando, venite a visitare Montreux perché è bellissima, con le sue stupende statue di artisti famosi, che ora ve ne citerò alcune. Il famosissimo cantante Freddie Mercury. Spero di averlo pronunciato bene. A Montreux, grazie al suo microclima di temperatura ideale, è possibile visitarla in qualsiasi stagione. E giusto vicino a Vevey c'è anche la statua di Charlie Chaplin. E non c'è da stupirsi che molti artisti hanno deciso di trasferirsi lì proprio a Montreux. Gli eventi musicali e cultura hanno sempre un posto molto importante nella vita di Montreux, ma soprattutto dal 1946 con il Festival di Settembre Musical di Jazz a Montreux, che si svolge ogni anno, richiama molti amanti del genere e molti visitatori. Si possono citare anche il magnifico mercatino di Natale in inverno di Montreux, come vi avevo già fatto vedere un altro video e vi metterò qui sotto l'iscrizione di quel video. Vi raccomando, andatelo a vedere perché è molto bello. Thank you.
Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare quel giorno la giornata, la settimana piuttosto, dei Poli Manga, una tradizione giapponese dove giovani, la maggior parte giovani, si vestono con il loro costume del suo leader preferito, che è Manga. Ok, dai. E veramente è stata una bellissima sorpresa perché è veramente bello. E per di più non lo sapevamo nemmeno. Wow! Aspetta, faccio una sbirciata. Che bello! Vedete bellino, il mio cookie. Tu e il mio cookie. L'antipasto. Noi? Bellino, bellino così. Dai un bacino a zia, a nonna zia. Zia, nonna, nel bollino. Montre!
dov'è Luisa? Ti trovavo più. Mamma mia, hai visto quanta gente? Ecco qui, anche oggi il video conclude qui, spero che vi è piaciuto questo video di Montreux, fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete che visito altre città e poi metterle qui sul canale, sul mio canale di YouTube. Mi raccomando, se vi è piaciuto, di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al canale di Coco e Lilla, i miei due chihuahua in viaggio, e soprattutto mettete un like. Ora io con questo vi saluto, mi mando un forte abbraccio con un bel ciao ciao dalla Bella e la Bestia. Ciao, al prossimo video. Ciao ciao! Can I fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Shit to me. You denied everything. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Shit to me.